fronte appunto alla malattia. Ascoltatori, quando nella vita di una persona subentra una malattia, di fatto tutto cambia, le difficoltà diventano molto spesso insostenibili. I percorsi anche per cercare di far fronte appunto alla malattia richiedono anche delle terapie e tutto questo ovviamente si accompagna a un coinvolgimento intero del complesso della famiglia, ma l'aiuto a volte è necessario e esistono delle realtà importanti che ci possono venire incontro. Una di queste è rappresentata da Humboldt e ne parleremo oggi con la responsabile che si chiama Antonietta Falciano. Buongiorno, signora Falciano. Buongiorno a lei, dottore, buongiorno. Signora Falciano, innanzitutto definiamo che cos'è Humboldt? Allora, Humboldt è un'associazione di volontariato che si occupa di dare aiuto sul territorio nazionale alle persone che hanno la patologia tumorale, tutte le patologie tumorali. E cosa facciamo? Noi siamo presenti come volontari, dando assistenza al malato a 360 gradi. Quindi noi parliamo nel momento in cui si presenta la malattia e ancora non si è la presa in carico da parte dei distretti o dell'azienda, noi cerchiamo di dare un aiuto alla famiglia e al paziente. E dopo che poi viene fatto il ricovero, perché magari si evince questa patologia che viene ovviamente accertata, la persona è soggetta a determinate cure, determinate fasi, tra cui la chemioterapia, radioterapia, oppure anche nulla per il momento perché non è in uno stato di cura. Allora in quel caso quello lì subentriamo anche con un supporto psicologico perché la persona, avendo ricevuto questa risposta, ovviamente va nel panico. E noi, come le dicevo prima, diamo un aiuto a livello come supporto psicologico, aiutando, il paziente. Poi, nel caso in cui la malattia, è avanzata o la persona viene operata, fa chemio e tutto il resto, noi diamo aiuto per i trasporti, per gli esami che vengono fatti, anche, per quanto riguarda, in effetti le pratiche burocratiche, per la terapia del dolore, per la nutrizione. Tutto quello che riguarda la patologia e si ha bisogno della nostra presenza e non è subentrata ancora la presa in carico dell'azienda, noi aiutiamo. Poi dopo che la paziente ritorna a casa e ha bisogno ancora del nostro aiuto, subentriamo ancora un'altra volta con da parte dei distretti che ci chiedono la collaborazione. Quindi noi abbiamo anche presentato un progetto per le cure palliative a domicilio e la nostra dottoressa Silvia Poletti in effetti prende in carico attraverso le cure palliative le persone che sono a casa e per il fine vita, quindi aiuta sia il malato che i suoi familiari. Questo è quello che svolge l'associazione. Mi aiuti se magari mi faccio qualche domanda perché magari ho Sì, portato il discorso certamente. troppo a lungo, però forse non sono stata molto chiara. No, 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 ha espresso benissimo tutto quello Ok. che voi fate. In definitiva, voi accompagnate la persona che deve seguire un percorso terapeutico e non solo quando si trova ad affrontare sostanzialmente delle difficoltà. Ma chi è la persona, che si rivolge prevalentemente a voi? Allora, si può rivolgere la persona anche da privato, nostro sostenitore, si può rivolgere a noi, oppure attraverso, noi collaboriamo con i servizi sociali, l'azienda ospedaliera, i servizi territoriali. In questo momento le dirò, stiamo collaborando tantissimo con i servizi sociali, dove attraverso loro noi possiamo veramente rilevare che la persona è in condizioni disagiate ed ha bisogno del nostro appoggio.
ma anche io vorrei spiegare a chi ci ascolta come la nostra associazione fa a raggiungere questi obiettivi, perché non è facile la presa in carico di una persona, quindi anche un accompagnamento ad Aviano, un accompagnamento dovunque dobbiamo andare, in qualunque posto ospedaliero noi dobbiamo accompagnare l'ammalato. In effetti noi abbiamo dei sostenitori. I nostri sostenitori vengono contattati attraverso un nostro call center, quindi questo da statuto. Noi contattiamo le persone e le persone diventano nostri sostenitori e ci aiutano ad aiutare. Quindi noi attraverso loro riusciamo a fare una bella torta per tutto il mese e poi viene divisa in tante fette. Queste fette ovviamente vengono date alle persone che sono in condizioni disagiate, ma anche non, perché noi abbiamo anche qualche nostro sostenitore che ci chiama per essere accompagnato e noi non diciamo di no, Ecco, assolutamente. sottolineiamo questo aspetto che è molto importante. Non solo persone che vivono nel disagio, ma tutti possono accedere a Tutti voi. possono, anche perché possono attingere a noi, sia per quanto riguarda l'assistenza, perché oggi le porto un esempio, abbiamo accompagnato una nostra sostenitrice di 85 anni, l'abbiamo accompagnata a fare una visita a Cattinara, ma la signora non ha la patologia tumorale, quindi noi l'abbiamo accompagnata perché ci ha chiesto se potevamo portarla e noi abbiamo detto di sì. Quindi noi l'utenza principalmente è la patologia tumorale, quello che riguarda la patologia tumorale, però se qualcuno si rivolge a noi, abbiamo la possibilità di aiutarla, abbiamo ancora la risorsa per poterla aiutare, noi lo facciamo ben volentieri. Ecco, noi abbiamo anche collaborato, siamo sempre per le emergenze, dottor Mannino, siamo per l'emergenza Covid, abbiamo accompagnato tantissime persone a fare la vaccinazione, tante persone anziane, abbiamo attivato una rete per le persone che non avevano familiari e quindi noi per le persone anziane ci siamo dati tanto da fare e lo facciamo ancora oggi. In più, quando c'è stata l'emergenza ucraina, noi abbiamo collaborato con loro a dare un tantissimo aiuto a tutte le persone che arrivavano in Italia e avevano bisogno di cibo, di vestiti, di tutto quello che occorreva. Ci siamo dati da fare anche per portare cibo agli animali, perché le persone che sono scappate dall'Ucraina avevano anche portato con loro dei cani, gatti, insomma, hanno portato loro i loro animaletti e noi abbiamo, attraverso una clinica veterinaria e attraverso anche l'associazione Cani Salvataggio, abbiamo fatto una raccolta di cibo per poter aiutare queste persone. Quindi noi collaboriamo anche tantissimo con la protezione civile. Quindi L'abbiamo fatto potremmo col dire Covid. che voi vi muovete in un settore sempre più ampio che va nella direzione di chi ha bisogno. E chi ha bisogno, sempre più ampio, noi non ci tiriamo indietro per l'emergenza, anche perché abbiamo la protezione civile che nel momento in cui ha bisogno ci chiede sempre un aiuto perché ha visto che noi lo facciamo sempre volentieri. Ovviamente non mettiamo da parte la nostra missione, che è quella appunto di aiutare il malato oncologico. Ci chiamano sempre anche perché la prima cosa nostra, dottor Mannino, è di essere umani verso le persone, cioè la prima Certamente. cosa come volontario e avere umanità, rispetto, umiltà, questi sono fattori importanti per dare aiuto alle persone che hanno questa malattia, perché bisogna avere la sensibilità e il sorriso e farli sentire importanti, non farli sentire che stanno male. Anche una telefonata che ti fanno, per noi, io dico che chi fa la telefonata mi chiama per parlare, io penso che sia scaricarsi un attimino del problema che ha. Quindi noi raccogliamo anche il loro dolore e pensiamo che dopo la persona si senta più leggera. Questo è importantissimo, ma questo lo devi fare perché lo deve fare chi ha umanità, chi ha sensibilità, chi ha dovere verso chi ha bisogno. Quindi tutti noi abbiamo un dovere morale verso chi ha bisogno, dottore. Tutti l'abbiamo. Io E quando la nostra sono, associazione lo fa ogni giorno. certo, io quando sono venuto a trovarvi, ho visto una realtà che mi ha particolarmente colpito proprio per l'organizzazione, per la struttura. In quanti siete?
Siamo più di 40 persone, di 40 volontari, compreso anche i medici, perché tengo a precisare che appunto con questo problema di questa malattia noi vediamo ogni giorno persone che soffrono e persone che purtroppo oggi ci sono e domani non ci sono più. Allora, da tanti anni, sono 25 anni che l'associazione Humboldt ha messo su anche degli ambulatori di prevenzione. Importante perché la prevenzione è vita, la prevenzione salva la vita. Noi come associazione Humboldt abbiamo questi ambulatori di ginecologia, urologia, dermatologia e le dico, dottor Mannino, mi fa piacere informare la popolazione che lavoriamo molto bene. Abbiamo un direttore sanitario che è il professor Bazzocchi, ma la cosa importante è che abbiamo dei medici che sono dei medici volontari che vengono da noi e ci danno una grandissima mano. Loro hanno studi privati o lavorano in ospedale, vengono da noi nelle loro giornate libere e vengono a fare prevenzione a più di 4.000 persone all'anno che subentrano nella nostra associazione. Quindi l'associazione nostra è una realtà sul territorio che svolge valutazioni cliniche e follow-up sia a pazienti che necessitano di fare controlli, sia a persone, anche giovani, che si rivolgono a noi perché magari o non hanno la residenza sul territorio, quindi non occorre impegnativa e non occorre una richiesta, insomma, da parte Certamente. del medico, Ecco. basta venire da noi, fungiamo anche come consultorio, ci contattano e noi diamo l'appuntamento. Abbiamo delle persone che hanno bisogno di un'urgenza. E noi le urgenze le facciamo perché proprio l'altro giorno abbiamo fatto anche dermatologia, avevamo una signora, infatti questa signora aveva un melanoma, quindi proprio perché vediamo soffrire, morire persone, noi abbiamo attivato queste persone che facciano prevenzione e lo facciamo anche attraverso la divulgazione, divulgazione che viene fatta sia con convegni, sia attraverso le piazze, perché noi ogni anno facciamo divulgazione con dei piccoli convegni che facciamo a Trieste Next pure, in più nelle scuole, divulgazione nelle scuole, adesso iniziamo da novembre e finiamo a maggio, facciamo insomma più di 100-200 ore di lezione, parliamo degli istituti iniziando dalle elementari, che parliamo di lotta al tabagismo, bullismo e poi andiamo a finire a quella che è la patologia, parleremo di ginecologia, dermatologia, urologia e anche oculistica adesso abbiamo attivato, dottore, perché anche l'oculistica, insomma, è prevenzione. Ecco, tutta questa organizzazione ovviamente ha un costo. Voi siete volontari, avete queste strutture importanti, di cosa avete bisogno? Allora, noi attraverso le visite che effettuiamo abbiamo persone che non riescono, noi chiediamo un'offerta, un piccolo contributo per aiutarci almeno nelle spese che noi affrontiamo. Allora, però quello che noi avremo bisogno, e questa è una richiesta che io sto facendo da molto tempo alle istituzioni, cioè io avrei bisogno di avere una sede dove quei soldi che noi paghiamo per adesso sono aumentate anche le utenze. Come lei quando è stato ospite da me ha visto, noi abbiamo due sedi, una per gli ambulatori e un'altra dove svolgiamo un front office che funge da tipo padronato. In più abbiamo tutti gli ausili in questa sede che non potevamo avere in 80 metri quadrati e neanche il call center poteva funzionare lì, appunto per il Covid, dovevamo avere le dovute distanze. Quindi sulla numero 3 in Viale Miramare 3 noi abbiamo gli ambulatori dove funzionano molto bene e dove abbiamo creato lo spazio anche dove le persone hanno una certa distanza nell'attesa, mentre al numero 5, nella sede numero 5 di Viale Miramare, noi abbiamo questa sede che è molto grande, però piena di ausili e di tutti i mezzi che occorrono ai pazienti e anche questo front office dove diamo appunto tanti aiuti perché tante persone si rivolgono a noi per essere aiutate. Quindi io non chiedo alle istituzioni grandi cose, io chiedo anche una sede dove poter stare, ma che non abbia barriere architettoniche, perché le dico la verità, le istituzioni hanno dato la loro disponibilità
di darmi una sede, però non può essermi di aiuto quello che loro volevano offrirmi. Oppure c'era qualcosa che poteva essermi di aiuto, ma mi portava a dei costi molto elevati per la ristrutturazione e quindi io non ho potuto accettare. Io spero tanto che le istituzioni mi ascoltino perché adesso anche Humboldt è diventata una realtà sul territorio dove tutti fanno riferimento e quindi io vorrei che dandomi un aiuto le istituzioni possano darmi la mano a non pagare affitti, a non pagare utenze e io con quei soldi potrei dare ancora più aiuto alle persone, perché alcune volte devo dire di no perché non riesco, dottor Manino. Purtroppo è così, è la realtà. Le spese sono aumentate e tante associazioni hanno chiuso per questo motivo. Io, insomma, sono una persona che cerco, come alcuni mi hanno chiamato, mi hanno detto che io sono un'imprenditrice, hanno detto che io non sono un medico, quindi però sono un'imprenditrice. Io sono onorata di essere un'imprenditrice perché con questo mio modo di fare, anche se non sono un medico, perché per motivi miei personali non ho potuto raggiungere, non mi sono laureata perché ho avuto problemi di salute. Quindi io sono onorata di essere un'imprenditrice perché attraverso questo mio modo di fare riesco ad ottenere fondi e ad aiutare le persone che hanno bisogno. Quindi sono veramente onorata di quello che hanno detto tante persone. Dice lei è un'imprenditrice e io sono contenta che loro hanno detto che sono un'imprenditrice e non sono laureata, non ha importanza. Ricordiamo che, cosa molto importante, a voi si possono rivolgere assolutamente tutti e come rintracciarvi, come trovarvi. Lei ha sottolineato Viale Miramare 3, Viale Miramare 5. Ripetiamo i vostri contatti, come trovarvi. Allora, noi siamo in viale, siamo a Trieste, in viale Miramare numero 3, dove abbiamo gli ambulatori, con un numero di telefono che è lo 040 41 6636. Poi siamo in viale Miramare numero 5, dove fungiamo da front office, abbiamo ausili, tutto quello che occorre alle persone, perché voglio spiegare, non mi voglio dilungare perché so che il tempo è breve, però volevo spiegare un'ultima cosa. Perché abbiamo quest'altra sede? Perché in quest'altra sede noi abbiamo tanti ausili che servono nel momento in cui l'ammalato, il paziente, viene dimesso dall'ospedale, magari non si fa in tempo per motivi burocratici, non è che l'azienda non interviene, l'azienda interviene anche subito, però magari occorrono degli ausili che non riescono ad avere il tempo e noi questi ausili li abbiamo in deposito presso questa nostra sede al numero 5, ma essendo tanti di noi, anche lei ha sentito che in questi ultimi giorni il Covid sta aumentando, noi dobbiamo avere anche gli spazi per poterci muovere e non avere uno spazio minuto per poter fare delle cose, dobbiamo essere in tanti, ma dobbiamo anche avere lo spazio per avere una certa distanza, per rispettare insomma il decreto. Quindi quello che io dico, siamo anche in Viale Miramare 5, il numero di telefono è 040 45 28 451. Chiunque ha bisogno di parlare con noi, siamo sempre disponibili, possono passare, possono telefonare, dottor Mannino, in qualunque momento noi sappiamo che chi si rivolge a noi è perché ha la necessità di rivolgersi, non è che si mette a telefonare perché per sfizio, perché vuole passare il tempo o per altre cose, si rivolge a noi perché ha la necessità. E anche in periodi di festa, io mi ricordo che mi trovavo un periodo, era un periodo di Natale, ero in montagna e i miei amici mi dissero: ma perché non tieni questo telefono spento? E io ho semplicemente risposto e chiudo che se quella persona mi aveva contattato in quella giornata, che era la vigilia di Natale, io ero su in montagna, il mio cellulare è sempre aperto, perché quella persona non sapeva che era Natale. Era un giorno normale, una persona che stava male e io dovevo rispondere perché il mio dovere è rispondere alle persone. Sono qua e per rispondere alle persone
che hanno bisogno e lo farò sempre finché avrò la forza di poterlo fare, perché nella mia vita ho avuto io i miei volontari, ecco, nella mia vita io ho avuto tanti problemi di salute perché non sto tanto bene, ho una malattia rara, però io quando vengo qua so che posso aiutare, so che posso dare una mano e mi alzo anche con fatica la mattina, ma sono sempre presente. È importante, io e i miei volontari siamo sempre presenti, dottor Mannino, perché questo ci dà la forza di andare avanti a noi e alla persona che ha bisogno e che ci contatta. Ringrazio la signora Antonietta Falciano, responsabile di Anvolt, per aver portato questa importante realtà e soprattutto per averla fatta conoscere, nella speranza anche che chi può aiutare iniziative come questa lo faccia. Grazie signora Falciano. Grazie a voi, buona giornata, grazie molte. Buongiorno, per averci invitato, vi ringrazio molto.